Buonasera a tutti, ciao Buonasera Jess, ciao Paolo, Jess. buonasera a tutti gli amici a casa, Sei in forma? soprattutto agli alunni Dimmi. della scuola media Ruffini di Ah. Perché? Bordighera. Capiranno, capiranno. Capiranno? Basta fargli Appassionati di vedere la ping pong, palla. Ah, ecco. appassionati di ping pong. Bravo, bravo, Allora bravo. Paolo, Dimmi. settimana densa come al solito di avvenimenti, quella che ormai si avvia alla conclusione. Parliamo di che cosa? Di baseball? Ma no, ma non di Di baseball, Coppa Davis? parliamo Ma che Inter? di Cosa ti interessa Inter. Parliamo di Inter. dell'Inter? Cosa ti interessa? Allora, qualche puntata fa ti eri Sì, lamentato che io che non non ne vuoi stessi più parlare. parlando di Inter, no? Se la Ecco, regia, peraltro, ci può ecco. fare un favore, può rimandarci in onda proprio quel brevissimo spezzone, vediamo. Comunque, da quando l'Inter vince non ne parli più, mi fa piacere. Da quando l'Inter vince non ne parli più. Da quando l'Inter vince non ne parli più. Vabbè, ma è inutile che stai a parlare di Allora, Inter. Non innanzitutto abbiamo vinto, spiegami abbiamo quando è che l'Inter ha pareggiato. cominciato a vincere. Non abbiamo pareggiato, abbiamo pareggiato, non abbiamo perso, quindi non ti Per preoccupare. l'Inter un pareggio è già una vittoria. Certo. Poi con un allenatore così che abbiamo in panchina, Per guarda, una lascia volta che perdere. avevate vinto, mi hai Ma guarda, punzecchiato. parliamo di altro, non farmi inalberare, Bello il che gol di già l'altra Palacio. sera ho sofferto, ho sofferto. Bello il gol di E Palacio. comunque fino al pareggio stavano vincendo. Esatto. E anche questo è un dato che bisogna Sono dire. stati i cambi che ha fatto Mazzarri che Ma non puoi ci dire hanno una cosa del fatto genere. pareggiare. Se Ma come? Guarin combina una Ma non frittata si può. simile. Ma non si può. In prospettiva futura metti in campo ancora un Zanetti che ha 40 anni. Tanto di chapeau per la sua carriera. E di cappello, non so. International. Ma però non so. Cioè, con i giovani che ha in panchina, non so. Poi leva Hernanes e mette Guarin. Ma pensa a te che testa che c'ha questo qua. Questo c'è, ma lascia Quindi a fine perdere. stagione lo Non parliamo esoneriamo? più, senz'altro. Per conto mio, altrimenti mi devo anche da Inter Channel. Vai Qua tranquillo perde qua. abbonamenti, Guarda, eh. rimango interista perché ormai è 50 anni che sono interista. Però non ti preoccupare che io non la guardo più perché è Va impossibile bene, guardarla. forse era meglio che avessimo parlato di baseball già Certo, dopo dall'inizio. 31 giornate non gli ha dato ancora un gioco. È un allenatore E un questo. Ma rigore non vai gliel'hanno tu a dato. allenarla l'Inter. Allora Ma i rigori lascia siamo a perdere. I posto. rigori vanno e vengano, basta che li diano alla Juve e alle altre squadre, va Ah, via. adesso cominciamo E la allora, polemica, eccola. saltiamo di lì, parliamo delle Allora, cose parliamo nostre, di va. baseball, di Parliamo di vela, voi. di canottaggio, di pallavolo, di calcio, ma non l'Inter, e di pattinaggio e molto altro perché questa settimana, dopo una settimana di sosta, tornano i pronostici finali, con i quali Paolo ovviamente cercherà di portare acqua al suo mulino, cioè quello non bianco ma nero-azzurro. Paolo, Andiamo. andiamo. Andiamo col primo Andiamo col primo servizio, dai. servizio, Sì. parliamo di calcio, tanto per cambiare, parliamo di colori nero-azzurri. Bene, mi fa piacere quello. Il presidente della Carling Boys, Renato Bersano, sta cominciando a programmare il futuro del calcio sanremese in attesa dei playoff di promozione. Ecco come ha risposto alle nostre domande e su quali punti fondamentali ha voluto battere maggiormente. Ieri 97 hanno vinto in casa 2-1 e di conseguenza si sono qualificati alle finali regionali. Unitamente quindi ai 98 abbiamo già due squadre su quattro che parteciperanno alle fasi finali. Aspettiamo anche i risultati ovviamente dei 99 e dei 2000 che comunque sono piazzate bene, anche loro sono ai vertici della classifica e sarebbe un grande obiettivo e soddisfazione e orgoglio avere entrambe, tutte e quattro le squadre, oltre alle due già qualificate, alle finali regionali per il settore giovanile Carling Boys. Questo sarebbe un ulteriore passo avanti sicuramente. Parliamo invece di prima squadra, con la vittoria contro il Quiliano vi siete così scelti l'avversaria probabilmente che andrete ad affrontare in finale nella griglia playoff, ovvero proprio il Quiliano. Che impressioni ha avuto da questa squadra savonese che è stata data come favorita da tutti gli addetti ai lavori e quali sono le prospettive della Carlins? Ma io ritengo che il Quigliano sia un'ottima squadra su tutti i fronti, ha degli ottimi giocatori, ha un'ottima presidenza, un'ottima organizzazione, un'ottima società. Infatti non a caso da dicembre, comunque anche loro, da quando hanno fatto nuovi acquisti, hanno intrapreso un percorso importante con parecchie vittorie consecutive. Andare a vincere in casa del Quigliano sicuramente per noi è stato importante anche perché abbiamo preso atto ulteriormente di quello che è la nostra forza e di quelle che sono le nostre possibilità nel continuare il nostro cammino.
Ora il calcio non è una scienza esatta, quindi io onestamente non so dire se ai playoff la prima partita l'11 maggio incontreremo il Quigliano piuttosto che la Voltrese o l'Albissola e come ci posizioneremo. Noi pensiamo a ogni domenica come una finale, oggi abbiamo il San Cipriano, siamo concentrati solo esclusivamente sul San Cipriano, comunque è una squadra che si deve salvare, è una squadra che arriva da 3 risultati consecutivi utili. È una squadra che ha battuto domenica in casa l'Albissola 2-1 e di conseguenza noi siamo concentrati e determinati su fare una prestazione e portare a casa un risultato importante per noi che ci consentirebbe ovviamente di guadagnare ancora delle posizioni. Le ultime settimane sono state contrassegnate dal fermento dei tifosi in vista di quello che succederà quest'estate, ovvero questa fusione che sembra ormai svanita, viste le dichiarazioni di Alessio Graglia con la Sanremese, quindi la Carlins come si comporterà? Ma la Carlins ha una sua identità e come tale rimarrà, di conseguenza l'intera società non sarà assolutamente coinvolta in fusioni con nessun tipo di altra società. E io ho apprezzato molto l'appoggio e il sostegno dei tifosi della Sanremese, i quali vorrebbero che la nostra prima squadra giocasse con il nome Sanremese. Purtroppo questo di fronte ad Ostre, due proposte che abbiamo fatto alla dirigenza, unitamente anche peraltro ai tifosi, sono state declinate, di conseguenza la Sanremese sta facendo a mio avviso un ottimo lavoro sia con Goraglia che con Colangelo che con il nuovo mister che comunque Gatti da quando è arrivato ha portato la Sanremese comunque ai vertici della classifica, loro faranno il loro percorso, la loro stagione, noi faremo la nostra, poi se un domani la Carlin Boys deciderà di cambiare denominazione sociale per consentire alla prima squadra di giocare come Pro Sanremese o qualsiasi altro nome, questo sarà ovviamente motivo importante per i tifosi e per l'intera città, perché secondo me riportare il calcio a Sanremo in una città comunque importante come è questa e anche il discorso a livello turistico, perché comunque facendo tornei, organizzando tornei vuol dire che si coinvolgono anche famiglie che vengono da fuori, bambini e ragazzi che possono comunque giocare e partecipare a questi tornei che noi stiamo organizzando. Farlo con nome Sanremese, avere una prima squadra con nome Pro Sanremese o Virtus Sanremese o Casinò Sanremese, qualsiasi voglia, è sicuramente un'operazione che noi stiamo valutando, però per il momento rimaniamo concentrati su quelli che sono i nostri obiettivi e andiamo avanti con la Carlin Boys. Grande presidente Renato Bersano, grande, grande. Hai visto? Ha risposto in maniera esauriente. Ha le idee ben chiare. E quindi, quindi questa intervista la dobbiamo un po' leggere in risposta alle parole di Alessio Graglia, dirigente della SD Sanremese, che nella scorsa puntata, la scorsa settimana, dopo Sanremese Bardinetto, ci aveva detto così. Beh, Sanremese Carlin Boys è un po', non so, come Juve Torino, non so se potessero far mai una fusione Juventus e Torino, però nella vita non si sa mai. Che margini, che probabilità e che rapporti ci sono fra le due società? No, i rapporti sono buonissimi, la Carlin Boys ha un progetto molto serio, è una società strutturata, ha la fortuna di avere una struttura come Pian di Poma dove poter fare del calcio, noi non abbiamo quella fortuna, chiaramente ci stiamo impegnando, ci siamo impegnati anche con l'amministrazione per cercare di prendere la gestione del comunale, è una cosa molto difficile, ci auguriamo che almeno i risultati sportivi portino un pochettino di attenzione a questa società che sta nascendo e quindi merita di avere un po' di supporto dal comune. Dunque fusione impossibile. Si proseguirà con tante squadre a rappresentare la città di Sanremo nel mondo del calcio, vedremo quale sopravviverà. Vedremo, senz'altro il calcio nel Ponente guadagnerà dei punti perché verranno promosse Argentina in Serie D. Ok, amici di Arma, Ventimiglia e Carlin Boys nel campionato di eccellenza. Poi figuriamoci la Sanremese in prima categoria. E quindi andiamo in la Matuziana va giù. Andiamo in qualche è l'unica che va siderurgico a toccare ferro. La Matuziana va molto bene con le femmine, col calcio femminile. Sì, e sì. Quindi è col settore giovanile, che è un bel settore giovanile. E anche però l'Inter va molto bene. Rimaniamo a Pian di Poma. Bene. Restiamo a Pian di Poma, ma ci spostiamo sul diamante. Il Sanremo Baseball ha inaugurato la sua stagione con una sconfitta in Coppa Italia contro la Cairese. Non sono comunque mancati gli spunti positivi in attesa dell'inizio del campionato di Serie B. Vediamo.
Sicuramente gli obiettivi sono quelli di salvarci, da non retrocedere, perché la Serie B è doppio incontro, perciò è abbastanza duro, ma soprattutto l'altro obiettivo è quello di far crescere i giovani. Ad un certo livello bisogna che inizino a giocare, perché sennò si rimane un po' indietro. E perciò l'obiettivo è quello, due obiettivi, di salvarci e di far crescere i giovani. Noi siamo arrivati nel passato anche a fare la Serie A, però c'era sicuramente più giocatori, più anche importanti. E quest'anno abbiamo dovuto recuperare anche qualche persona un po' più avanti negli anni per poter formare una squadra possibile, essendoci dopo incontri, capisci? Per quanto riguarda invece questo match che stiamo seguendo, incontro di Coppa Italia con la Cairese, possiamo già trarre qualche spunto? Lo spunto è che siamo in vantaggio, mi sembra 4-1, però siamo appena al terzo inning, fino al nono c'è. Bisognerà vedere. E l'obiettivo è quello di, se si vince, incontreremo una squadra che è uno spareggio tra il Piemonte e la Lombardia. E andiamo avanti così, anche perché è tutta esperienza che fanno prima dell'inizio del campionato della Serie B. Queste sono partite anche un pochettino di allenamento, se vogliamo, anche se importanti. Com'è possibile, in ultima analisi, riportare il baseball sanremese ai fasti del recente passato? C'è da dire una cosa, che un nuovo regolamento dell'amministrazione, del comune, che una volta poteva disporre di una certa cifra, a loro scelta chiaramente, oggi è vincolata al contributo istituzionale, che sono pochi migliaia di euro. E se non hai, mettendo pure che, faccio una premessa, i giocatori pagano una certa cifra, però per arrivare a fare una Serie A2 bisogna prendere giocatori anche da fuori, prendere giocatori da fuori che hanno un costo. E perciò arrivare a quei livelli lì bisognerà trovare degli sponsor come si deve e finanziamenti, via, perché poi dipende un po' tutto da quello. Le nostre trasferte nel baseball sono abbastanza impegnative, perché non è che giochiamo in provincia o solo in Liguria, noi giriamo metà Italia, capisci? E allora, insomma, contributi ci vogliono. Era partita così bene Sanremo, sì, Baseball, siamo stati vinceva, spettatori di questo inizio folgorante, 4-0 secondo inning. E poi cosa è successo? Si è spenta la luce, espulsione di Tarassi, infortunio a battitore, lanciatore, e quindi, insomma, squadra che è andata un po' alla deriva anche in virtù di una rosa abbastanza corta. La Cairese è una squadra che punta alla Serie A, sì. Farà questo campionato di Serie B, si incontreranno ancora col Sanremo Baseball, quindi vedremo cosa faranno nella prossima giornata del campionato. Benissimo. Vai. Paolo, qua benissimo. Era Coppa Italia, quindi ha perso l'incontro, sì, di Coppa, insomma, Italia. Valore redattivo, sì. Non ci preoccupiamo per adesso. Va bene, noi andiamo per mare, passiamo da Pian di Poma allo specchio acqueo antistante Sanremo e parliamo dello spettacolo della Gazprom International European Dragon Championship 2014. Un evento che abbiamo seguito per mare, sì. Vero Paolo? Sì, sì, ti vedo ancora pallido. Lo so, purtroppo. Sei ancora pallido, non me l'avevi detto che soffri il mare, se no non ti avrei portato in barca. Sfido io con delle onde di 5 metri. Lo vedranno adesso nell'immagine. Lo vedremo. Appuntamento la Gazprom International European Dragon Championship, che è andata in scena lo scorso fine settimana, coinvolgendo un centinaio di equipaggi provenienti, pensa Paolo, da 20 paesi diversi, Australia, Emirati Arabi, Hong Kong, pensa, partecipazione veramente internazionale con tante persone che hanno creato anche un filone turistico per Sanremo, no? Lo Yacht Club ha lavorato bene in tutti i suoi elementi. E allora noi andiamo a vedere le immagini. Una grande manifestazione. Le immagini più spettacolari e la premiazione nel nostro servizio. Due settimane è stato il campionato italiano e il campionato europeo, che si è concluso oggi con condizioni meteo diverse, quindi vento più importante come oggi. E altre giornate vento leggero, quindi un bel campionato. Il campionato italiano oltretutto ha vinto da un sanremese. Sì, nell'equipaggio c'era Vittorio Zauli, il figlio di Beppe, e si è allenato
credo da 2-3 anni che stanno prendendo confidenza con questa barca e mi fa piacere che abbiano ottenuto quell'importante risultato. Una manifestazione per Sanremo molto importante perché per 10 giorni ha portato 400-500 persone. Lì si deve tutto a Beppe Zauli, perché la sua reputazione che ha conquistato negli anni di regate, che l'ha visto protagonista in tantissime manifestazioni su tantissime barche diverse, ha fatto sì che nel mondo della vela lui è riuscito a portare questo come altri eventi importanti a Sanremo, credo per l'amore della sua città, quindi è una fortunata coincidenza. Sì, siamo molto soddisfatti, abbiamo finito settimi e abbiamo fatto un buon lavoro secondo noi. Il mare in questi giorni è stato un po' grosso, no? Diciamo, in tempesta. Oggi c'è stata una bella giornata di 25 nodi, onda formata, è stata dura, sì. È stata una bellissima giornata. Il tuo equipaggio era formato da chi? Allora, da un francese che si chiama Jean-Sébastien Pons, che è un ragazzo molto bravo che ha fatto già 3 Coppe Americhe, e dal nostro armatore Giuseppe Duca, che è un ragazzo di Venezia, anche lui molto bravo. Soddisfatto della tua gara, sì? Sì, siamo soddisfatti. Peccato che ieri eravamo quinti in generale, abbiamo finito settimi. Ci è rimasto un po' l'amaro in bocca di queste due posizioni perse oggi, ma comunque il livello è veramente altissimo con tutti i più forti del mondo. Tu la settimana scorsa hai vinto anche il titolo italiano. Sì, abbiamo vinto il campionato italiano per la seconda volta consecutiva quest'anno e siamo molto contenti di questo, è stata una bella manifestazione anche settimana scorsa. Per un giovane di Sanremo partecipare a queste gare è molto importante e molto bello, no? È molto bello, molto dura perché comunque il livello è veramente alto, ma siamo fieri di questo, siamo contentissimi. Porti il nome di Sanremo in giro per il mondo? Sì, noi facciamo regate in tutto il mondo e siamo abbastanza competitivi, quindi siamo contenti. I prossimi tuoi appuntamenti? E il prossimo, la settimana prossima siamo a Napoli e poi cominciamo, ogni settimana siamo in giro in un posto nuovo, quindi navighiamo tanto. Dopo la pubblicità, Paolo. Grande successo in questa manifestazione di vela, hai visto? Splendido. Bellissimo. Io, a parte il mal di mare, ho apprezzato veramente lo spettacolo dei dragoni sullo scenario nostro, della nostra costa, della nostra Riviera dei Fiori, che viene valorizzata così da un evento internazionale, così internazionale che a vincere sono stati i danesi di Debutant, E hai visto il nostro sanremese Vittorio Zauli, sì, che è arrivato settimo con la sua barca. Allora, salutiamo i vincitori, non so se Paolo vuoi leggere i nomi. Lars Hendriksen, Klin Frijhoff e Anders Bagger, quindi noi salutiamo. Io l'ho già salutato. Ti ho già salutati alla premiazione. Bravo, bravo. Va bene. Bravo. Benissimo, allora possiamo andare al quarto servizio, sì, della nostra puntata. A Sanremo approda per la prima volta una scuola di pattinaggio artistico diretta dalla ex nazionale italiana Nadia Comazzi. Vediamo il servizio. Novità per Sanremo e per tutta la provincia di Imperia, perché non è mai esistita in tutta la provincia una scuola di pattinaggio artistico a rotelle. È un sogno, diciamo, che avevo nel cassetto da molti anni, perché è già un po' che mi sono trasferita qua a Sanremo. Io non sono di Sanremo, ma sono di Savona, dove il pattinaggio artistico è uno sport che da oltre 30 anni porta dei buoni risultati. Ci sono degli atleti in nazionale ogni anno. E adesso speriamo, grazie comunque al Comune che ci ha dato la possibilità di usare questo spazio idoneo, perché ha una pavimentazione adatta, che è un quarzo, un cementar quarzo liscio, le dimensioni giuste. Speriamo di poter andare avanti, c'è tanta curiosità e speriamo di poter portare questo bellissimo sport anche qua, magari in futuro con qualche piccola competizione, con qualche esibizione. Da che anno si può incominciare ad andare sui pattini a rotelle? Ma allora, noi consigliamo dai 4 anni in su. Poi diciamo che è uno sport aperto a tutti, nel senso che anche ragazzini più grandi possono intraprendere questa disciplina. Ovviamente per raggiungere dei buoni risultati è uno sport come la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, molto impegnativo, tante ore di allenamento, quindi prima lo si inizia e meglio è. Dai 4 anni sono aperte le iscrizioni. Vedo che c'è già un bel gruppo di atleti e mi sembra che vadano già bene, no? Sì, è già un bel gruppettino, adesso manca il gruppo, diciamo, dei più piccoli, perché abbiamo anche già parecchi bambini di 4-5 anni.
Vanno già bene, sono stati bravi proprio ad allenarsi tutto l'inverno, essere caparbi e da novembre, ottobre-novembre che pattinano. Sono bravi, si impegnano, non demordono nonostante le cadute, sono stati veramente all'altezza della situazione, sì. In che giorni fate allenamento e gli orari? Allora, noi ci alleniamo per ora, martedì dalle 16.30 alle 18.30, il venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 14.30 alle 17. Per iscriversi basta venire qua? Per iscriversi basta venire qua in questi giorni e spieghiamo tutto. Sì. Mirko Bruno. Da quando fai il pattinaggio artistico? Gennaio lui. Lui è da gennaio. Elena Fava. Da quando fai il pattinaggio artistico? Ottobre. Linda Siciliano, faccio pattinaggio da settembre. Fabiana Mirte, faccio pattinaggio da settembre. Beatrice Foschini, faccio pattinaggio da settembre. Vanessa Rossi, e faccio pattinaggio da settembre. Giulia Fave, faccio pattinaggio da settembre. Nazarena Carelli, faccio pattinaggio da settembre. Sandro Bruno, e faccio pattinaggio da novembre. Tommaso Siciliano, faccio pattinaggio da settembre. Gemme Biagini, faccio pattinaggio da ottobre. È una novità che approda a Sanremo, nella nostra provincia. Finalmente una bella novità. E si svolge lì nell'area del Mercato dei Fiori, in Val Armea, dove c'è un bel piazzale dove possono fare tutti i bambini. Si potrebbe anche utilizzare per altri sport. potrebbe andare il basket, una soluzione per il futuro. Certo, si parla tanto di questa palestra, abbiamo visto in settimana la protesta del SiBasket con la società di ginnastica Viri di Sanremo, in relazione alla tensostruttura di via Barabino. Ma adesso è tutto risolto. Tutto risolto. Adesso andranno di nuovo in via Barabino ad allenarsi, ragazzi. Se lo dice Paolo, mi fido. Siamo tranquilli. Non c'è bisogno che vai a verificare. Come su un ponte rotto. Va bene, allora noi andiamo a parlare di pallavolo, perché è un punto volley speciale quello che abbiamo preparato questa settimana per voi. Oltre alla classica carrellata di risultati e classifiche offertaci dall'inesauribile King of the Punto Volley, Cesare Fagnani, abbiamo seguito la prima finale interprovinciale del campionato maschile Under 14, impegnate Sanremo Volley della nuova Lega Pallavolo Sanremo e finale Ligure. Vediamo com'è andata, ascoltiamo i protagonisti della serata di Villa Citera. Tutti i campionati regionali di Serie C e D, maschili e femminili, hanno osservato un turno di riposo. Ma per i campionati giovanili è stato un fine settimana ricco di risultati. Finale provinciale Under 14 femminile. Le due squadre favorite nella Final Four, Maurina Azzurra e Golfo di Diana, sono state sconfitte a sorpresa nelle semifinali dopo un combattuto tie-break rispettivamente dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Salis Ventimiglia. E nella finalissima tra queste ultime due squadre, partita finita anche questa al tie-break, vittoria e titolo per Salis Ventimiglia, che così parteciperà alla finale regionale. Sempre Under 14, ma settore maschile. Il Sanremo Volley, che nell'immagine vedete in maglia bianca, ha superato per 3-0 il Volley Team finale nella gara 2, giocata nella palestra Cittera. Avendo vinto anche l'incontro di andata per 3-0, si qualifica per la finale interprovinciale Savona-Imperia, in programma il 13 aprile. L'avversario uscirà dal confronto tra Volley Team Armataggia e Planet Albissola, che si è già aggiudicato gara 1 per 3-0 a Ruffini di Taggia. Under 18 femminile, nella finale regionale nulla da fare per l'Inas Italia Taggia, che ha dovuto cedere per 3-0 al Serteco Volley School Genova. Under 13 femminile, nel girone A al comando Golfo di Diano con 12, seguito da Pizzeria El Billy con 11. Nel girone B conduce Gazzera Sanremo con 9, segue la Maurina con 7 ma con una partita in meno. Prima divisione femminile, risultati dell'undicesima giornata. Maurina Classe 3-1 su Salis Ventimiglia, NLPA 3-0 su Mafra Taggia, Tallywell Sanremo 3-0 su NLPB e Maurina Strescino 3-1 su Golfo di Diana.
classifica comandata dalla Maurina Strescino con 30 punti, seguita da Tally Whale 25, NLPA 24. Concludo parlando della Final Four di Under 16 femminile. Domenica, Palestra Ormon, ore 9.30, prima semifinale, NLP Funivia Maurina Azzurra. A seguire, Golfo di Diana Volley, Bertaina Taggia. E alle ore 16.30 la sfida per il titolo provinciale. Ora vi lascio al post partita di Under 14 maschile, con interviste e commenti sulla bella vittoria del Sanremo Volley sul Volley Team finale. Sì, grandissima soddisfazione, i miei ragazzi si sono comportati bene, finalmente riusciamo a vincere fuori dalla provincia di Imperia, non siamo abituati a questo, quindi molto soddisfatto. Ci aspettiamo sicuramente una pallavolo di più alto livello, e sicuramente le altre compagini sono molto più organizzate, meno male per certi versi perché è ora di conoscere il vero livello della pallavolo under 14 maschile. Sì, anch'io ho bisogno di riferimenti, ho bisogno di confronti per capire dove intervenire e in che tipo di lavoro fare da oggi come programmazione per i prossimi anni. Non è finita qua, noi ci teniamo, puntiamo comunque al titolo sicuramente. Abbiamo qualche elemento che si sta sempre contraddistinguendo sempre di più, sia per misure che per capacità. Sta al tecnico farli lavorare molto e a loro impegnarsi molto e ottenere i primi risultati importanti. Ma sono bravi, ossia hanno vinto il campionato provinciale e adesso andranno per la fase regionale, si dovranno incontrare con i vincitori dell'altro girone che dovrebbe essere Albissola se non sbaglio. Comunque è un gruppo omogeneo, un gruppo di bravi ragazzi che si allenano, hanno un buon allenatore e quindi hanno un'ottima guida e sono cresciuti moltissimo dall'anno scorso ad esempio. Ma la nuova Lega Pallavolo sta lavorando anche nel settore maschile, da qualche anno già abbiamo cominciato con i piccolini prima e abbiamo una cinquantina di ragazzi del settore maschile che unito a quello femminile appunto fanno parte tutti della scuola federale di pallavolo e l'impegno la società lo mette per tutti sia il settore maschile che femminile e cerchiamo che da questi ragazzi speriamo che venga fuori un bel gruppo che continui a crescere per magari salire e ambire ad altri traguardi. Questo risultato è anche merito chiaramente della società, dei dirigenti, ma in modo particolare dell'allenatore, l'ho detto già, e di Cesare Fagnani che li ha seguiti, che li segue in modo particolare. Chiaramente io non riesco a seguire tutto nel miglior dei modi e ci pensa Cesare, il mio vicepresidente, a seguirli e i risultati si ottengono. Finali un terno all'otto si può dire, non lo so, speriamo bene con la finale. Ci abbiamo diverse finali, ci abbiamo l'Under 16 domenica e lì speriamo che sì. E poi ci abbiamo la Serie D sabato, anche lì è obbligo vincere per poter passare il turno. E con questi ragazzi speriamo che vada bene, ecco. L'Albissola certamente non è ultima, però noi ce la metteremo tutta e penso con la grinta che hanno, con la volontà e la voglia di vincere, riescono anche lì magari a fare il risultato e sarebbe il massimo per noi, per il settore maschile. Bene, eccellenze della pallavolo, abbiamo parlato dell'Inas Italia Volley Armataggia che però purtroppo domenica scorsa ha perso nella finale col Serteco Genova e adesso un'altra squadra della nostra zona che si porta avanti, si fa avanti nel panorama non solo provinciale ma regionale. Benissimo, lasciamo allora il punto volley e andiamo di nuovo per mare. La Canottieri Santo Stefano al Mare ha partecipato a Candia Canavese al primo meeting interregionale del Nord-Ovest, riservato alle società di Piemonte, Liguria e Lombardia. Vediamo il servizio. Dopo diciamo, l'exploit dell'anno scorso, no? Abbiamo vinto i campionati del mondo di Costa Rovi con i due fratelli Garibaldi. Quest'anno ci stiamo concentrando sulle categorie giovanili perché abbiamo un vivaio molto diciamo, numeroso e abbiamo diciamo, deciso di coltivare i giovani, farli crescere dopo che hanno avuto questo esempio, no, di questi risultati eccezionali. E dalle prime regate comunque si vede già un piccolo risultato, no, di questa nostra nuova, diciamo, come dire, impostazione della stagione. Ecco, voi siete reduci ora da una
da una gara a Candia Canavese. Sì, siamo andati a Candia Canavese, era un meeting interregionale, c'era Liguria, Piemonte e Lombardia. E la partecipazione era molto elevata e anche molto qualificata. E lì abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Diciamo, partiamo dai più piccoli, dalla più piccola che è Alice Ramella, ha vinto il sabato, ha fatto terza la domenica. E poi abbiamo avuto il terzo posto di Marcello Repola nella categoria ragazzi, una categoria che è molto numerosa, quindi molto difficile riuscire a emergere. Abbiamo anche un due senza senior che ha fatto secondo, e sono due ex vogatori che ci avevano lasciato, no, negli anni scorsi per motivi di studio, adesso sono ritornati e piano piano cerchiamo di farli ritornare ad alti livelli. Poi ci sono tutti gli altri, il gruppo femminile. Abbiamo iscritto un 4 senza timoniere, un 4 di coppia timoniere, che erano anni che non riuscivamo a, diciamo, a formare questo, un armo lungo negli equipaggi femminili. Purtroppo un incidente a una ragazza ci ha impedito di gareggiare ad armi pari con gli altri, quindi abbiamo dovuto ritirare gli equipaggi. Purtroppo un infortunio ci sta, ci è capitato proprio nel giorno della gara. Diciamo che siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo e contiamo le prossime gare, che sarà il 27 aprile a Genova, di portare, diciamo, il 90% della squadra, che sono circa una trentina di atleti. I fratelli Garibaldi, che avete cresciuto in questa società, ora sono andati a Genova a gareggiare. Allora, loro per motivi di studio stanno a Genova tutta la settimana, entrambi frequentano l'università. E quindi abbiamo deciso insieme a loro di farli gareggiare, o meglio tesserare, per una grossa società genovese che gli può dare appoggio sia logistico sia anche tecnico, no? Sia come materiali, anche come allenatori. Siamo sempre in contatto perché comunque ci frequentiamo lo stesso, i consigli li diamo, eccetera. Però giustamente anche per loro abbiamo deciso questo, e diciamo che anche questa decisione ha dato i suoi risultati, perché Federico Garibaldi attualmente è in raduno con la nazionale senior a Sabaudia, mentre suo fratello Francesco farà anche lui delle selezioni alle regate nazionali di Pirilucco. Alice Ramella, sei reduce da una vittoria a Candia Canavese? Ho fatto una gara abbastanza combattuta. Ho iniziato una partenza forte, poi sono andata a passo svelto fino agli ultimi 500 che ho tirato forte, e poi ho vinto. Gli ultimi 200 metri ho combattuto con la seconda, lei aveva mollato e io invece avevo aumentato. Ti alleni molto durante la settimana? Sì, mi alleno 4 giorni e quando fa bello usciamo in barca. Sei soddisfatta quindi di questa tua prestazione? Sì. Adesso le prossime gare che farai? Ad aprile, non so quando saranno, mi allenerò tanto. Il tuo allenatore qua a Santo Stefano al Mare è molto severo? No. Bravo. È bravo. Quindi poi ottieni questi bei risultati, quindi è merito tuo e del tuo allenatore? Sì. Sei contenta di essere qua alla Santo Stefano al Mare, a Canottieri? Certo. Bene. Questa società lavora molto bene, bene, con l'allenatore Andrea Ramella. Benissimo. E porta dei campioni veramente. I due Garibaldi sono già andati in nazionale, quindi sono già tranquilli. E ne sta crescendo altri ottimi. Sì. Ringraziamo anche le riprese di Domenico Pastorelli, Dumé. Grazie, sì. Dumé. Sì, sì, sì. Domenech. Sportivi, sempre al fianco delle eccellenze sportive. Adesso abbiamo locali. Terminato, abbiamo più da fare i pronostici. Abbiamo i pronostici, Paolo. Allora, Cagliari-Roma. Cagliari-Roma. 2. Questa Roma però si sta portando sotto la Juve. La Juve deve avere paura di questa Roma, ma non dirmi. Sì. Che... Ha già vinto il campionato. Deve avere una paura agghiacciante. Ha già vinto il campionato. La Roma. Vabbè, che deve guardarsi da Napoli. Comunque ti dico 2 anch'io, Due ma anche Napoli, tu. Che Napoli. Va bene, poi Genoa-Milan. Ci ha dato una bella soddisfazione però il Napoli l'altra sera con sì, la Juve. Sì, bella partita, no, ma ha giocato veramente bene. Vabbè. Noi ve l'avevamo detto di puntare sulla vittoria ma del Napoli, Juve, che aveva sfruttato 2,90. In un campionato dove è dominato può anche perdere la seconda partita. Non anche è. La terza, la quarta. Ma no, ma non le perde più, ormai va trasferita fino all'ultimo. Va bene. Arriverà a 100 punti. Ok. Vai, Genoa-Milan.
c'è un Genoa-Milan. C'è un plotone di tifosi della Juve che si sta ancora attaccando. Allora, Genoa-Milan X. X. Sì. Io dico 1. No. Vabbè, il Genoa gioca bene, poi c'è Sturaro ne di Sanremo. Ne ha presi 3 a Verona. No, io tengo per il Genoa. Genoa-Milan 1. Va bene. Inter-Bologna. Oggi è autoritario. Inter Bologna. Nemmeno autorevole, autoritario. Inter Bologna. 1. 2. 2, bravissimo, mi fa piacere. E Juve Livorno 1. 2. X. Mi fa piacere. Perché adesso le squadre che sono in fondo devono darsi una svegliata, no? Se esce la tua schedina prendiamo dei soldi, Andrea. Stai tranquillo. Non li giochiamo, no. Facciamo così per finta, però poi vediamo chi ha indovinato. Va bene. Dobbiamo vedere. Come fanno i giornalisti, allora, quelli seri, sì. Due colpetti ai fogli sul tavolo. Abbiamo terminato anche questa sera. C'è da dire che non ci chiamiamo più. Ridi tu. Gol TV, ma siamo sulla... La Telenord. La Telenord. Però sempre canale 113. Canale 113 per è adesso. Lì 113. Poi la prossima però settimana vi diremo il nuovo... Non ci chiamiamo, se cercate Gol TV, no. Ma là sai cosa vuol dire là? Là. L Lombardi a Andrea. Lombardi Andrea Telenor. Benissimo. Ma salutiamo quindi anche la nostra regia e ricordiamo Facebook, la nostra pagina, sta volando. Le repliche a mezzanotte di venerdì sera e alle 11 di sabato circa. Vedremo. Forse. Va bene. Le nostre solite ciao, clausole Gerson. Che ci salvano. Buon weekend, vai. Ah, c'è Fognini, Forza Sportivi. Che gioca in Coppa Italia. Forza. Perché? No, a cosa hai fatto? Forza Fognini. Forza Fognini. Scusate. Che gioca la Davis da Napoli. Come venerdì, rovinare sabato un lavoro. E domenica, un weekend favoloso che me lo godrò tutto. Sulla par condicio in televisione elettorale. A vedere Fognini. Forza Fogna, forza. Forza Fogna. Ciao Gerson. Ciao Paolo. A presto, Forza Sportivi.